Benvenuti nel mio ufficio, viaggiatori. Oggi voglio parlarvi della segreteria telefonica. Sono qui in ufficio perché mi sarebbe piaciuto montarne una e farvi vedere un po' come funzionavano. Però purtroppo l'ultima segreteria telefonica che ho avuto si era bruciata e l'ho buttata via parecchio tempo fa, quindi sono venuto a controllare se avessi ancora qualcos'altro, ma purtroppo no. Comunque, oggi voglio parlarvi della segreteria telefonica e quindi cominciamo, perché questo è Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Quando il mio telefonino è spento o non è raggiungibile, ma qualcuno vuole comunque comunicarmi qualcosa, beh, può sempre mandarmi un SMS, oppure una nota su WhatsApp o Telegram. A proposito di Telegram, seguite già il mio canale? Ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, quindi mi raccomando, iscrivetevi e seguite il canale. Come dicevo, c'è questa possibilità, ma quando c'era solo il telefono di rete fissa, e quando materialmente non si era a portata di mano del telefono, magari si doveva uscire di casa, non è che ci fossero molte altre possibilità. Non potevi prendere il telefono di casa e portartelo in giro. Quindi c'era questo strumento che era la segreteria telefonica. La segreteria telefonica era un apparato, generalmente con una cassetta, quelle più evolute poi hanno cominciato ad avere direttamente la memoria integrata, ma tutto quello che faceva la segreteria telefonica era semplicemente aprire il telefono, dare un messaggio preregistrato che spiegava che stavate parlando con una segreteria telefonica e vi chiedeva di lasciare il nome, il numero di telefono e l'eventuale messaggio, suonava un bel beep, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico, e dopodiché registrava il messaggio che volevate lasciare. Quando il padrone di casa rientrava, trovava che sulla segreteria telefonica lampeggiava una spia, voleva dire che c'era un messaggio, riavvolgeva il nastro, ascoltava il messaggio. Ora, nel corso del tempo le segreterie telefoniche si sono evolute tantissimo, sono arrivate le cosiddette segreterie telefoniche centralizzate, quindi non c'è bisogno di avere un apparato in casa, sono molto diffuse le segreterie telefoniche centralizzate nella rete di telefonia mobile, con un piccolo escamotage. Quando io chiamo qualcuno a cui il telefonino non prende o è spento e gli lascio un messaggio in segreteria, pago la telefonata, il traffico telefonico per lasciare il messaggio in segreteria. Poi chi ha ricevuto il messaggio paga a sua volta il traffico telefonico per ascoltare il messaggio in segreteria telefonica. Si sono fatti furbi gli operatori, invece di avere un apparato in casa, no, gratuitamente c'è la segreteria telefonica. Eh sì, gratuitamente, però tutti quanti paghiamo per utilizzarla. Quando ci sono alternative gratuite, non voglio dire gli SMS perché non tutti hanno i pacchetti di SMS gratuiti, però diciamo che sono quasi gratis, ma comunque ci sono WhatsApp, ci sono Telegram, ci sono le alternative. La segreteria telefonica è stato uno dei primi apparati tecnologici che ci siamo messi in molti in casa. Aveva la sua funzionalità, aveva la sua utilità, però per le persone che dovevano lasciare un messaggio in segreteria telefonica è sempre stato un apparato piuttosto ostico, perché era brutto pensare che bisognava parlare a una macchina che ci stava registrando, non sapere se si sentiva bene la voce, non sapere come stava venendo il messaggio, non sapere, perché non avevi un feedback, dall'altra parte non c'era qualcuno che ti diceva sì, ho capito. C'era chi era abituato a lasciare messaggi in segreteria, magari lo faceva per lavoro, quindi doveva parlare con molta segreteria telefoniche. Allora c'era quel comico che alla fine ti raccontava: mio padre è litigato con la tecnologia, quando mi lascia un messaggio in segreteria telefonica gli sembra che siccome sta parlando con una macchina deve rivolgersi come se fosse una macchina anche lui, allora trovo i suoi messaggi in segreteria: chiamato papà, chiamare figlio. Ma tralasciando questa cosa, devo dire che ho notato che un pochino di più è migliorato il rapporto con il lasciare messaggi alle segreterie telefoniche, lasciare messaggi alle macchine, negli ultimi tempi, negli ultimi anni. Questa cosa secondo me è migliorata perché comincia a esserci un po' di più l'abitudine a parlare senza un feedback con una macchina, grazie al fatto che si è diffusa l'abitudine di lanciare i messaggi vocali su WhatsApp, su Telegram, su Messenger, eccetera. Inoltre le segreterie telefoniche sono state un eccellente filtro per le telefonate, perché nel momento in cui passava il segnale acustico e tu cominciavi a dettare il messaggio dall'altra parte, il volume della segreteria telefonica era generalmente alzato, si sentiva la voce che stava parlando al telefono, quindi se tu riconoscevi la persona che stava parlando e volevi parlare con questa persona, ti bastava alzare la cornetta, si interrompeva la segreteria telefonica e potevi parlarci. Mentre se riconoscevi che era una persona con la quale non volevi parlare anche se eri in casa, lasciavi che la segreteria registrasse il messaggio. Parliamo di un periodo nel quale non c'era l'identificazione del chiamante, quindi materialmente la segreteria era
un eccellente filtro, perché se volevi parlare con quella persona diceva vabbè, c'è la segreteria telefonica, forse non è in casa, sì, sono Tizio, ah vabbè, aspetta, è Tizio, e gli potevi parlare. Era un modo molto interessante di filtrare le telefonate, funzionalità che naturalmente si è persa con le segreterie telefoniche centralizzate. Con l'evoluzione delle segreterie telefoniche poi sono arrivate una serie di funzionalità aggiuntive, come le caselle telefoniche, c'erano interi servizi di messaggeria, c'erano le caselle telefoniche professionali degli uffici, in cui invece di esserci una segreteria telefonica unificata per tutto l'ufficio, magari c'erano le segreterie telefoniche personali di Tizio, di Caio e di Sempronio. Sono arrivati nel corso del tempo sistemi telefonici integrati con il computer che ti permettevano di lasciare un messaggio, di riascoltare il messaggio e di fare tantissime cose. Sono molte le cose che si possono fare con i sistemi telefonici evoluti, ma diciamo che la base appunto è stata questa dell'apparato, con la cassettina, con lasciate un messaggio dopo il segnale acustico, la lucettina che lampeggiava, ok, ci sono dei messaggi in segreteria quando rientravi. Un po' si è persa questa cosa perché appunto c'è stata una grandissima diffusione di sistemi di messaggistica istantanea come Telegram, WhatsApp, come gli SMS, e comunque un po' si è persa questa situazione perché adesso c'è molta più reperibilità di prima. Bene o male tutti quanti abbiamo un telefonino o uno smartphone, ce lo portiamo sempre appresso, quindi salvo di non essere proprio veramente infilati nell'ultima caverna, tendenzialmente il telefonino prende, se non prende talvolta uno basta che aspetta una decina di minuti e prova a richiamare, quindi insomma questa è stata la segreteria telefonica. Nonostante abbia molti anni sulle spalle, è arrivata ad evolversi così tanto che è arrivata sino ai giorni nostri. Ma voi conoscevate che prima della segreteria telefonica centralizzata sul cellulare c'era anche questo apparato dentro casa? Avete avuto una segreteria telefonica in casa? Non sapevate nemmeno cos'è la segreteria telefonica del cellulare? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. A proposito di hashtag e quindi del carattere cancelletto, sapevate questo discorso che chi vi lascia un messaggio in segreteria paga e poi anche voi pagate per ascoltare il messaggio in segreteria quando si tratta di un cellulare? Se avete dubbi potete disattivare la segreteria telefonica del cellulare inviando la sequenza telefonica cancelletto cancelletto 002 cancelletto invia chiamata. Detto questo, io sono Grizzly, questo è l'Operazione Nostalgia. Come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog con i vostri amici e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!